Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Si è insediata la commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana. È stata eletta presidente Elena Meini della Lega e vicepresidente Lucia De Robertis del PD. Unico voto contrario quello di Irene Galletti, che ha lamentato il mancato coinvolgimento dei 5 Stelle. La commissione servirà a verificare, attraverso un'azione di indagine, se vi sono pratiche da eliminare, cambiare o migliorare al fine di sviluppare gli anticorpi necessari a eliminare fin dal primo insorgere ogni possibile virus mafioso. Come da impegno preso in Consiglio regionale, in pochi giorni si è insediata la Commissione, è stata eletta la collega Elena Meini Presidente, a lei auguri di buon lavoro. Questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche, qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata. La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare tanto, e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione, però non ci fermeremo assolutamente lì, perché purtroppo lo abbiamo visto, in Toscana la mafia c'è, esiste, e il compito della Commissione dei consiglieri regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che ci ha travolto purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della Regione Toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramifichino nella nostra regione. Che la regione metta in atto quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni. Questo io mi auguro questo, di riuscire attraverso l'audizione di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose, o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. Noi, come tutti i toscani, ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato, e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano, non solo per tagliare definitivamente i cordoni con alcuni ambienti malavitosi, ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia, anche pulizia ambientale, e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione, che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centrodestra. E la cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta
è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione. Cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto non soltanto lo scandalo Keu ma anche altre iniziative dove ci siano coinvolgimenti della criminalità organizzata, e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo, ma anche e soprattutto di infiltrazioni di organizzazioni malavitose. Le politiche della salute della Toscana del futuro saranno definite attraverso un percorso che vedrà impegnati insieme il Consiglio e la Giunta regionale. Si è infatti aperto un percorso partecipativo che porterà agli stati generali della salute. Un percorso di riflessione e di proposta che vedrà impegnata nella prima fase l'Assemblea toscana, che seguirà direttamente il processo partecipativo con il coinvolgimento di cittadini, associazioni e amministratori per far emergere idee, proposte e delineare i principali obiettivi delle politiche regionali in ambito sociosanitario. È un momento importante perché oltre a discutere dei temi stringenti che questa pandemia ci ha portato, e ringrazio davvero la Giunta, il Presidente Gianni e l'Assessore Bezzini per il lavoro svolto in questi mesi, noi vogliamo rilanciare anche verso il futuro. Consentitemi di ringraziare il Presidente Sostegni per aver lanciato questa iniziativa, un'iniziativa importante tesa a coinvolgere le cittadine e i cittadini della Toscana. Buona politica e saper essere all'altezza degli occhi delle persone, di ascoltarne i loro bisogni, di ascoltare quello che arriva dal territorio e cercare poi di trasformare questo in delle risposte concrete, come noi riusciamo a portare sempre di più la sanità sul territorio, come possiamo fare in modo che il livello dei servizi sia uguale dalla grande azienda ospedaliera ai piccoli ospedali della nostra provincia, con le differenze che esistono tra i grandi ospedali e i piccoli ospedali, ma con la necessità che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. L'obiettivo è quello di preparare gli stati generali della salute e quindi tutte le politiche che la Regione porterà avanti nei prossimi 5 anni legate al tema della salute verranno decise durante gli stati generali che si terranno a fine anno. Noi come Consiglio avvieremo già dal 20 una serie di audizioni a 360 gradi con tutti i soggetti che possono portare idee, progetti per delineare le politiche per la salute per i nostri cittadini nei prossimi anni. Audiremo sicuramente tutti quei soggetti che audiamo per il piano sociosanitario regionale ogni volta, ma sul portale del Consiglio regionale ci sarà una parte specifica per tutti, dai cittadini all'associazione che vogliono portare contributi o essere auditi dalla Commissione. Alla fine di questo lavoro, prima della pausa estiva, approveremo in Consiglio regionale una risoluzione che conterrà le linee di indirizzo sui quali poi la Giunta organizzerà gli stati generali a fine anno. Ovviamente dovrà tener conto di tutti i mali del passato, ma soprattutto dovrà tener conto di tutte le idee che rilanciano una sanità importante come quella della Toscana nel futuro. Io apprezzo molto la decisione del Consiglio regionale di promuovere questo percorso dal basso, insomma, no? Gli stati generali saranno un'occasione importante per costruire la sanità e le politiche più in generale per il diritto alla salute nei prossimi anni, ed è importantissimo che questo sia preceduto da una grande campagna di ascolto della società toscana, degli addetti ai lavori, ma non solo degli addetti ai lavori, delle comunità locali, dei soggetti dell'associazionismo, insomma elementi questi importantissimi, perché parlare di diritto alla salute e di sanità significa anche partecipazione, insomma, oltre che organizzazione dei servizi, diciamo, per i cittadini. Quindi io considero molto positivo questo aspetto, è un aspetto che si incrocerà anche con la costruzione del parco progetti della Regione Toscana, diciamo, per accedere alle risorse del PNRR sulla parte sanitaria, e quindi sarà una fase estremamente interessante per costruire la sanità del futuro e le politiche per il diritto alla salute dei prossimi anni nella nostra regione. In questi tremendi mesi
della pandemia. Salute è anche non essere soli in un appartamento, non essere fuori dall'accesso ai servizi, salute è anche avere luoghi in cui si può vivere bene, non solo chiaramente rispondere alle esigenze sanitarie, che sono chiaramente una delle priorità per tutti noi, star bene in salute, ma si dice sempre star bene in salute se ci pensate bene, non si dice star bene in sanità, si dice star bene in salute significa avere anche la possibilità di organizzare una rete di presa in cura complessa che risponde in maniera differenziata ai bisogni delle persone. Continuano le misure a sostegno dei comuni duramente colpiti dall'emergenza pandemica. Dopo le proroghe per varianti e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono in arrivo differimenti per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla legge 65 del 2014, estendendo i termini da 18 a 24 mesi. Vediamo. Con la legge che abbiamo approvato ieri si unificano le scadenze urbanistiche dovute anche alle proroghe che sono state fatte più volte in virtù della pandemia al 31 di dicembre di questo anno. In più si raccoglie anche la sollecitazione di ANCI che ha chiesto di prorogare di ulteriori 6 mesi il tempo per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici dei comuni. Si tratta di una misura che è figlia di questo tempo, che cerca di agevolare i comuni in difficoltà organizzative per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici per dare il tempo necessario per farli con l'adeguata cura e con seguendo tutte le procedure previste dalla legge. Mi sembra che sia una norma importante perché si va incontro alle esigenze dei comuni, ma soprattutto si garantisce speditezza e certezza del diritto dell'urbanistica nella nostra regione. Noi abbiamo votato a favore, come lo abbiamo fatto le scorse volte quando è stato proposto. Abbiamo detto però chiaramente che c'è un problema serio sulla 65 del 2014. Ora, non solo, come sappiamo e come abbiamo detto più volte, è stata modificata 20 volte in 6 anni, ma abbiamo un problema anche per renderla attiva e fattiva nei tempi, perché le amministrazioni comunali che devono seguire comunque quella legge hanno difficoltà non solo per il Covid e le proroghe arrivano per la pandemia, ma hanno difficoltà anche perché spesso gli uffici non riescono ad adempiere nei tempi o comunque con il personale che hanno a quello che va fatto. E questo bisogna metterlo in conto perché la Regione non può far legge e poi abbandonare gli enti locali. Sappiamo bene che la pianificazione è strategica per lo sviluppo del territorio, è strategica anche per i posti di lavoro e per le aziende che si vogliono insediare. La 65 questo territorio l'ha bloccato. La Giunta ha portato un'ulteriore proroga dei termini per la pianificazione, cioè per l'adozione e approvazione da parte dei comuni dei piani strutturali e dei piani operativi. Questo perché la pandemia impedisce sostanzialmente di fare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni alle scelte di pianificazione urbanistica e già quando ero assessore all'urbanistica a Pistoia e poi successivamente non appena insediata la nuova consigliatura si è posto il problema di prorogare appunto questi termini perché la legge 65-14 prevede 3 anni entro i quali chiudere dall'avvio della procedura sia il piano strutturale che il piano operativo. Con la pandemia ormai sono 18 mesi, 17 mesi, è impossibile rispettare quei termini e quindi, siccome la legge prevede delle sanzioni molto pesanti a carico dei comuni inadempienti, come per esempio il blocco del rilascio dei permessi a costruire, è chiaro che si rischiava ad avere, oltre al danno della pandemia e quindi la mancanza della pianificazione, la beffa per cui i cittadini e le imprese non avrebbero potuto realizzare gli interventi nemmeno minimali sul proprio patrimonio. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione che esprime apprezzamento per i risultati conseguiti nel corso del 2020 dal difensore civico della Toscana Sandro Vannini e anche soddisfazione per la sua conferma vicepresidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici. Ascoltiamolo. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione relativa all'attività svolta nel 2020 dal difensore civico regionale. Un'attività che è proseguita nonostante l'emergenza sanitaria. Il difensore civico ha garantito per tutta l'emergenza sanitaria
anche una presenza fisica presso gli uffici. E bisogna riconoscere che le istanze che i cittadini toscani hanno rivolto al difensore civico nel 2020 sono state in numero anche maggiore rispetto agli anni precedenti. Si è lavorato anche per un contingentamento dei tempi finalizzati a dare delle risposte alle istanze dei cittadini e si è molto sviluppato l'apparato conoscitivo del difensore civico in tutto il territorio regionale, sia attraverso un'adeguata campagna informativa, sia attraverso l'apertura di sportelli decentrati presso alcuni territori della nostra regione per rendere più prossimo il contatto tra il cittadino e l'Istituto della Difesa Civica regionale. Esprimo soddisfazione per l'attività che posso dire per quanto riguarda la mia provincia, ho seguito in parte anche da vicino, siamo arrivati a 10 sportelli dove i cittadini oggi possono portare le loro richieste. Ho sollecitato il difensore civico per i problemi della telefonia nella montagna cortonese, il digital divide. Ho segnalato i disservizi per quanto riguarda la mancanza di corrente elettrica in un'area della Val di Chiana, Manciano, comune di Castiglione Fiorentino. Posso dire che sta diventando sempre più importante la funzione del difensore civico anche in tema di sanità, che diventa quanto mai attuale, anche se non sono siglate ancora tutte le convenzioni con le aziende ospedaliere, manca quella Pisana e il Meyer. Posso dire che è brillante il lavoro del difensore civico per quanto riguarda la conciliazione presso ARERA, presso l'autorità idrica toscana.